Ciao e benvenuti in un nuovo video. Non avete idea di quanta roba su Amazon io abbia ordinato in questo video. Se qualcuno di voi su YouTube non lo sa ancora, perché si è perso gli scorsi video o semplicemente non mi segue su Instagram, non lo sa, mi sono trasferito in casa nuova. Questa è casa nuova, quindi parecchia roba di quello che andremo ad unboxare sarà roba figa da mettere in casa e cose così. E ovviamente un sacco di roba nerd. Primo pacco. Se sul mio canale può farvi piacere vedere unboxing o io che spacchetto roba dai vari siti, soprattutto Amazon, lasciate un like e fatemelo sapere nei commenti. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, mi raccomando, perché entro fine anno arriveremo a 1 milione. Minchia, se arrivo al 1 milione entro il 2020 c'è tipo una festa che invito anche Logan Paul. Poi durante il video dovrò chiedervi alcuni consigli su delle cose da comprare, se fare un upgrade sulle fotocamere, se fare un upgrade sul PC, ve lo chiederò durante il video. In realtà ora vivo da solo, perché il mio coinquilino Ezio sta qui 2-3 giorni a settimana, quindi devo fare il single casalingo. Cos'è? Cos'è? Questo dovrebbe essere un Swiffer che sputa acqua, bagna e poi pulisce in maniera precisa. Non ho idea di come possa funzionare. E probabilmente l'ho comprato solo perché era figo ed era in offerta, costava tipo 35 euro. Mi sono detto basta, lo prendo, pulirò casa. Ma in realtà sappiamo tutti che non pulirò niente in questa casa. Penso che capiremo come funziona un'altra volta. Lasciamolo qua. Questo, secondo me, già so cos'è. Questo qui è una cosa che mi sono regalato. Vedete, sono, oltre che un collezionista, un grande appassionato di Dragon Ball. Si potrebbe evincere dal cappello. Si potrebbe capire dal cappello, dalla maglietta e da tutte le altre cose. Mi sono ordinato delle sfere del drago. La scatola è tipo super fake. Spero che almeno le sfere non siano super fake. Figata. Nessun appassionato di Dragon Ball che si rispetti non ha delle sfere del drago in casa. Probabilmente queste le metterò sulla scrivania e le vedrete come backstage nei video. Ovviamente per queste cose e tutto quello che vedete in questo video vi lascio il link di Amazon qui sotto in descrizione. Queste qua le ho pagate sui 20 euro, mi sembra, molto economiche. Prendiamo un pacco grande. Tiro fuori, ma ve lo metto direttamente davanti alla porta. Tac! Oh no, not you again. Che significa? Oh no, non tu di nuovo. Così la gente quando entra in casa mia sa che non è ben accetta, a prescindere. Non lo so, ma tra i tappetini che avevo visto su Amazon era il più carino. Allora, altro pacco dentro il pacco. Ah, queste qua sono le luci da studio. Penso che qui dentro vada la luce. Questa è la lampadina che va dentro. Sopra questo ci metti, poi ci metti un telo sopra questo e fa una luce un po' più da studio durante i video. Molto molto carino, questo qua costava anche poco. Le luci sono due e le ho pagate 60 euro. Riconosco questa tipologia di pacco, quindi so già cosa c'è dentro e su questo voglio parlarvene. Prima di tutto vi faccio vedere che ho preso. Questo è il primo Funko Pop che riordino dopo che me li hanno rubati. Ero molto indeciso se reiniziare o no la collezione di Funko Pop. Non volevo perché a livello sia di soldi che di impegno nel trovare tutta la collezione che avevo è stato molto impegnativo. Non ho i soldi per rifarmi tutta la collezione in poco tempo. Probabilmente nel giro di un anno probabilmente riuscirò a rifinirla. Anche perché mi state dando una grossa mano quelli che hanno visto l'altro video in cui ho spiegato che mi hanno rubato tutto quanto. Ho lasciato una wish list dei miei desideri di Amazon, che sono tutti i Funko Pop che avevo prima in collezione e che voglio provare a rifare. Quindi vi ho chiesto se qualcuno di voi vuole comprarmi un Funko Pop o farmi un regalo, andate nella wishlist qua sotto in descrizione e me ne prendete uno, scrivete il vostro nome di Instagram e poi vi ringrazierò uno ad uno. Farò un unboxing di Funko Pop in un altro video. Mi mancano. E pensai che me ne mancava uno per finire la collezione di Dragon Ball. Poi ho ordinato una luce da comodino. Questa qui è utile oltre perché fa luce sul comodino, perché quando ti devi alzare per spegnere la luce, sei già a letto, lasci la luce accesa tutta la notte. Questa qui l'ho presa anche come sfondo dei video, perché cambia colore, è touch, dici il colore che vuoi e ti dà un colore di sfondo molto carino. Costava 15 euro, quindi molto economica. Vi lascio anche il link di questa qua sotto in descrizione. Si accende, secondo te è carica? No, purtroppo no. È accesa? Ah, ok. Ok. Figata. Questi sono stati 15 euro meglio spesi della mia vita. Figo quando compro le cose, sono fighe. Questo qui so già cosa contiene, perché comunque andando per esclusione comincio a capire cosa contiene ogni pacco. Comunque questo video in realtà dovevo farlo con Yakidale, che avrebbe unboxato lui i pacchi per me. Non siamo riusciti a organizzarci perché aveva da fare quel milanese. Oh, quanta bella roba.
Saranno contenti i vicini. Questa è una semplice tovaglia per il tavolino. Questo qui è una cosa che nessuno di voi ha mai comprato. Hanno sempre comprato i vostri genitori, ma stavolta l'ho dovuta comprare io. Bella economica. Semplicemente un porta biancheria, scuri e chiari. Oddio, questa cosa la apriremo per ultimo. Oddio quanto sei bella. Però dopo. Questa l'avete già vista in qualche video anche. Questa l'avete già vista in qualche video anche di Valerie tempo fa, quando l'abbiamo spacchettata a casa. È una caraffa con dei filtri per filtrare l'acqua del rubinetto. Visto che il mondo comunque è sempre più allo scatafascio, cioè ci stiamo autodistruggendo, il minimo che possiamo fare è usare meno plastica, prima di tutto, e soprattutto riciclate. Cioè, la plastica nella plastica, la carta nella carta, umido con l'umido, mi raccomando. Magari voi pensate, lo faccio io, non cambia nulla. Se lo fai tu e lo fanno altre 100.000 persone, comincia a cambiare. Quindi vi lascio anche di questo il link di Amazon. Ovviamente comprando questa risparmiate anche sulle bottiglie d'acqua e consumerete molta, molta meno plastica monouso. Da qui, grande acquisto. La parte più importante. Abemus caffè. Quella super economica della Nespresso. Quella che compriamo tutti, perché nessuno compra l'altissima o altre cose. Tutti quanti compriamo questa. È la migliore. Assoluto, costa poco. Fa il caffè buono. Ah, che bello. Mi ha regalato ovviamente del caffè. Con questo ho anche 25 euro di buono sulla Nespresso. Quando andrò al negozio della Nespresso mi daranno 25 euro di caffè omaggio. Abemus caffè. Mattia, ci metto troppo a svegliarmi senza caffè. Ci stiamo avvicinando alle fasi finali di questo unboxing. Qui c'è da unboxare qualcosa di molto grosso e da solo non ho idea di come fare. Come ho detto all'inizio video, sono un appassionato di Dragon Ball e quindi dovevate aspettarvelo. Quindi sarei anche comprato un cuscino per il divano tutto Dragon Ball. Ma quanto è bello. L'ho pagato una miseria, tipo 10-15 euro. Quello ovviamente vi lascio il link in descrizione. E quando si parla di roba di Dragon Ball dovete acquistarla. Dragon Ball, Dragon Ball. Mancano i due pacchi giganteschi. Ora vi faccio vedere il primo gigante. È una cosa che non può mancare a nessuna persona che lavora da casa. Oh sì. Ma sarà complicata da montare. È una sedia da gaming. Devo montarla, se no non riuscireste mai a capire com'è fatta. Cioè, non tocco più niente. Non ho idea di come possa io riuscire a farla funzionare. Non saprei nemmeno da dove iniziare, sinceramente. Yaki, come la monto? Cioè, come monto questa sedia? Non ci sono le istruzioni. Servivi tu, io lo sapevo che servivi tu. Quando verrai Yaki a casa mia, vedremo anche questa poltrona finita. Comunque vi assicuro che era molto bella come sedia e costava solo 100 euro. Fidatevi che per una sedia da gaming è molto economica. Ok, rimettiamo tutto qua. Ok, qui abbiamo probabilmente qualcosa che è impossibile da unboxare da solo. Cioè, se lo faccio finisco col fare dei danni. Perché è un televisore 75 pollici. Da solo mi sembra molto difficile da unboxare, no? Ora chiamo qualcuno e vediamo se riesco a montare la sedia e il televisore insieme. Aspetta, mi ero completamente dimenticato di questo pacco. Ah, bilancia da cucina. Essenziale per chi deve cucinare, misurarsi il riso, il pollo. Questa è essenziale, ora che torno a dire sarà essenziale. La bilancia è essenziale in una casa. Un palestrato senza una bilancia da cucina e una bilancia per pesarsi è come un palestrato senza bicipiti. È come se non avessi dei bicipiti. Capacità massima 180 kg. Fortuna sono dimagrito. Voglio farvi una domanda molto rapida e voglio che voi rispondiate sinceramente qua sotto nei commenti. Vorrei cambiare videocamera, cioè voglio tenere la mia A7 III. Il problema è che non ha lo schermetto flippabile. Io vorrei ritornare a fare vlog. Quindi chiedetemi, la compro tipo l'Alfa 6600, costa 1400 euro. Oppure l'Alfa 6004 a 900. Voglio comprarmi una fotocamera con lo schermo flippabile della Sony e non una fotocamera compatta che ho già e non mi piace per vloggare, perché anche quando vlog vuoi avere un minimo di qualità. Quindi se vi va di vedermi tornare a fare vlog e comprare quell'attrezzatura, scrivete sì ai vlog, compra la fotocamera, sì vlog, compra la fotocamera, scegliete voi. E se lasciate almeno 30.000 like probabilmente tornerò a fare i vlog. Fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Sono passati ben 2 giorni dall'inizio dell'unboxing e ho chiamato aiuto per aiutarmi a montare questo televisore. Ezio! Prego, benvenuto. Allora, l'idea è riuscire a mettere... Quanto è grosso sto coso? 75 pollici. 1,3 metri? Sì, ci sta. Ovviamente io compro un televisore 75, non avendo fatto i calcoli se ci stesse o no. È così che si fa. Telecomando. Questa è una guida introduttiva a come montarlo. Com'era? Mentre Ezio finisce di montare il cavo della televisione e tutto quanto,
Mi sono arrivati i vostri regali della wishlist di Amazon, perché volete farmi costruire la collezione di Funko Pop e non so come ringraziarvi. Me ne state regalando tutti quanti, ora ringrazio tre di voi che me l'hanno mandato, gli altri li sto ringraziando su Instagram, tutti quelli che vanno al link in descrizione sulla wishlist e vogliono regalarmi un Funko Pop, poi vi ringrazio qui su YouTube o su Instagram. Vediamo cosa mi avete regalato. King di Tekken. Allora, un messaggio d'auguri da Sonia Casagrande. Goditi il tuo regalo. E se mi fai pure un po' di pubblicità nella mia pagina Instagram, nickname Ma tu mi vedi, ti ringrazio, visto che abbiamo la stessa passione per il cibo. Ringraziamo Chiocciola Ma tu mi vedi su Instagram. Gohan di Dragon Ball. Mi fa strano riunboxarli, dato che già li avevo unboxati. Dalvin Singh. Ciao Joe, spero di farti passare un minimo di dispiacere con questo piccolo pensiero. Continua così, spero di incontrarti un giorno. Ti auguro il meglio, boss. Instagram Matteo Dalv V Singh. Da Matteo Dalbirzing. Ti ringrazio davvero tanto per questo regalo. Quando finirò la collezione sarete stati tutti partecipi della collezione di Funko Pop più grande al mondo. Questo è il pacchetto regalo. Vegeta di Dragon Ball. Fighissimo, vediamo chi ce l'ha mandato. Ed è da Francesco Cardamone, che mi ha inviato Vegeta. Ciao Giovanni, io non colleziono Funko Pop, ma ho altre collezioni e posso immaginare come ti sia sentito. Un abbraccio da Instagram, francesco.crd-basso. Ti ringrazio veramente tanto. Grazie a voi se riuscirò a rifare tutta la collezione di Funko Pop che mi hanno rubato. Se volete supportarmi e vedermi unboxare altri Funko Pop, vi lascio la wishlist qua sotto in descrizione. Vediamo se si accende. Eccolo. Vediamo. Direi che con questa televisione abbiamo concluso questo unboxing di oggi. Noi ci vediamo nel prossimo unboxing. Se ancora non lo avete fatto, lasciate like a questo video e mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto. Arriveranno tanti tanti video interessanti in questo 2020, quindi restate aggiornati. 75 pollici. Fra, 75 pollici. Sai che pornazzi che ci vediamo. La sedia non mi va proprio di montarla. Procrastinerò quella sedia per mesi probabilmente.